Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Ragazzuoli, da quando non mi vedete? Ecco, effettivamente è passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che mi sono fatto vedere in una webcam, in una facecam, in una videocamera, in una ok, la mia è una ok, 1080p, p. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Guardo qui che sta la videocamera, guardo qui che c'è lo schermo perché voglio guardarmi ogni tanto per vedere se tutto va bene. E ragazzi, siamo in un video all'infuori delle player review perché molti dicono oh, beh, ma Giovi se posso portare review, porta solo review, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, non è sbagliata come cosa effettivamente, solo che posso portare anche altri video, quali ad esempio un video sulla prediction dei rating di FIFA 21, di FUT 21 per la precisione, FIFA 21, FUT 21 è uguale. Spero di aver alzato anche il volume perché comunque è un microfono che necessita una certa vicinanza per poter sentirsi bene. L'ho alzato così almeno non devo gridare come un pazzo furioso. Allora, mi metterò non soltanto degli upgrade, ma anche dei giocatori che mantengono il loro rating. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senza farlo apposta, ho selezionato 10, anche perché comunque prima ne avevo messo tipo un 11, 12, poi li ho tolti, proprio in maniera tutta casuale. E se vi piace questo video, vi porterò altri video su prediction di rating, anche se man mano ci stiamo avvicinando a FUT 21, la data sinceramente non me la ricordo, ma è a metà ottobre più o meno, quindi vedremo un po' i rating man mano anche che esce la web app. Allora, sono riuscito a reperire le date comunque, FIFA 21 demo il 22 settembre, quindi a breve. La web app il 30 settembre, l'early access del EA Play il 1 ottobre, quindi poi il 6 ottobre esce l'Ultimate Champions Edition, quella che ho prenotato io, o anche di EA Play, e poi il 9 ottobre esce la Standard Edition. Ci saranno dei one rotti? Probabilmente sì, probabilmente no, non lo so. Comunque, il primo giocatore è il portiere polacco della Juventus, Szczęsny, che secondo me da 86 passa ad 87 perché comunque ha ricevuto un TOTS e una media di 6,19 come portiere, non è niente male. Handanovic, beh, molti me lo chiederanno. Beh, se volete ve lo dico in un video oppure ve lo dico nei commenti. Però lasciamo stare. De Vrij, 84, secondo me si merita un 86 perché comunque il cammino dell'Inter sia in campionato sia in Europa League quest'anno è stato veramente interessante. Anche se in molti diranno, vabbè, l'Europa League e la Serie B, a me non frega niente, sinceramente parlando, è sempre una competizione a livello europeo e, diciamo, arriverà a una finale, puoi perderla, diciamo, avendo giocato un secondo tempo, lasciamo stare la partita, che comunque ho visto, si merita comunque De Vrij un bel upgrade da 84 a 86, una carta TOTS e 4 gol in Serie A. Il Papu Gomez da 85-86 ha ricevuto una versione TOTS, 14 assist e 7 gol. Si merita anche perché l'Atalanta ha fatto una bella stagione, secondo me. Immobile, 86, per me si merita anche un 88 perché capocannoniere della Serie A ha eguagliato il record di Higuain di 36 gol in un'unica stagione di Serie A. Ha ricevuto una versione TOTS. Farlo 87, non sono convintissimo sinceramente parlando. Farlo 88 secondo me è più giusto per quello che ha dimostrato, perché comunque sono anni che dimostrano una certa costanza, anche se magari non arriva a fare sempre i 25 gol, tipo i 20 gol, però ogni anno supera la doppia cifra tranquillamente, e mettergli un 87 come mi pare due anni fa sarebbe un po' sprecato. Dybala da 88 a 88, molti forse gli danno un downgrade, ma secondo me no. Perché? Perché è stato nominato uno dei migliori, il migliore giocatore della stagione, una carta TOTS, 7 assist e 11 gol. Per un trequartista
che se non sbaglio nel modulo di Sarri ha giocato anche come attaccante esterno, correggetemi se sbaglio, comunque ci sta. Kulusevski, questa è stata la rivelazione della Serie A nella stagione 18-19-20, premiato come miglior giovane della Serie A, ha disputato tutte le partite, non so quante partite, comunque ha realizzato 8 assist e ben 10 gol. Ora, se non sbaglio, fa anche parte della Juventus, correggetemi se sbaglio, non sto seguendo benissimo tutti i movimenti di tutti i giocatori, so solo alcuni, ecco, tipo Arthur, che è arrivato alla Juventus. Acerbi, da 83-84, Toz con 2 assist e 2 gol. La Lazio comunque ha giocato bene, lui anche. Diciamo che sul finire della stagione si è un po' lasciata andare, ma diciamo due terzi della stagione si è andata abbastanza bene. Hernandez, terzino sinistro del Milan, anche qui c'è stata una stagione veramente ottima da terzino, con 2 assist e ben 6 gol. Ha ricevuto anche una versione Toz. Secondo me si merita un upgrade, un più 3 rispetto alla vecchia versione di Foot20, da 76 a 79. Forse ci starebbe anche un 80, però non voglio spingermi oltre per una sola stagione fatta bene comunque. Luis Alberto, da 84 a 85, si merita, secondo me, un bel upgrade perché ha ricevuto una versione Toz, 15 assist e 6 gol. Ultimo, ma non per importanza, CR7. Stagione, secondo me, ottima. Se non sbaglio, sì, ha realizzato 31 gol, secondo vice capocannoniere, diciamo così. E il rating rimarrà invariato perché comunque a livello personale 31 gol sono tanti, però è un giocatore che ci ha abituato a fare almeno quei 20 gol a stagione e ci ha abituati ad un cammino in Champions League più importante. La Juventus purtroppo si è fermata agli ottavi, lui no, purtroppo non è stato così decisivo. 93 ci siamo, alcuni dicono anche un 92, però secondo me non è ancora il momento di un downgrade a CR7, a parer mio. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di queste rating, sono prediction ovviamente. Se siete d'accordo o meno, lasciate un commento qui sotto, lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, hashtag NMF, con Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!